gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati quasi tutti raggiunti. Dico quasi perché ci è mancata, diciamo, qualche pezzetto. In ogni caso abbiamo anche raggiunto obiettivi che non ci eravamo prefissati diversamente, quindi la soddisfazione comunque c'è ed è tanta. L'aver fatto 7 finali su 7, primo secondo posto, aver vinto 3 titoli provinciali e 2 titoli regionali, al di là di questo, che non è poco, perché l'obiettivo era di raggiungere con determinati gruppi, diciamo, la posizione migliore. E, oltre a questo, abbiamo creato anche gruppi dove le ragazzine si sono avvicinate alla pallavolo per la prima volta, non in età da mini volley, e quindi, oltre che mini volley, anche altre squadre si sono formate nel frattempo, dando la possibilità a giovani che non conoscevano questo sport di avvicinarsi e di fare gruppo, fare sport, conoscere nuove amiche e provare a fare la pratica della pallavolo. Quindi la soddisfazione e il coinvolgimento anche delle famiglie per noi è necessario e determinante, perché senza di loro è chiaro che non potremmo fare quasi niente. Alcuni di questi genitori addirittura ci hanno dato una mano anche a livello organizzativo, e per questo li ringrazio. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prestati in prima persona, oltre a tutti quanti quelli che giornalmente accompagnano le ragazze all'allenamento, o quelle che magari stanno lì a guardare, a osservare. È un momento di soddisfazione, perché è aggregazione, è sport. Tutto quello che riusciamo ad organizzare e ad anticipare l'anno precedente per l'anno successivo, poi ce lo ritroviamo in termini di risultati. Quindi una buona organizzazione, persone competenti dal punto di vista sia allenatori o dirigenti, e tanto tanto lavoro in silenzio. Per quanto riguarda le collaborazioni, noi siamo tra i primi ad aver creduto in questi progetti e ne siamo fautori e sostenitori. Non vinciamo esclusivamente perché ci siamo organizzati bene, ma chiaramente vinciamo perché il connubio fra più società ci porta ad ottenere dei risultati migliori, perché magari siamo carenti in un ruolo e magari dall'altra parte hanno bisogno di qualcuno che abbiamo noi. Quindi, visto che poi l'Umbria è piccola e ormai di finali nazionali ne abbiamo fatte diverse, ci siamo sempre trovati a doverci scontrare con realtà che fanno selezione, che si mettono d'accordo società fra diverse società e portano avanti, diciamo, la formazione migliore. Quest'anno, per esempio, abbiamo trovato in Under 18 sia la Lombardia 2 e Lazio 3, che sono selezioni. Cioè, è vero che poi ci abbiamo fatto 3-2 con Orago, e di questo siamo molto soddisfatti. È anche vero che senza il supporto dell'una e dell'altra società avremmo dovuto giocare magari con 7 ragazzine che erano pronte per fare quella cosa e altre 5 che magari non erano pronte se eravamo da soli. Facendo la collaborazione, trovando il meglio in tutti i ruoli, probabilmente l'Umbria un giorno potrà anche superare la fase interregionale e accedere alla fase finale, che ha 16 squadre, altrimenti non si riuscirà mai. Il nostro progetto è partito dal settore giovanile, che poi i risultati si sono abbinati alle prime squadre. In tutte le prime squadre noi avevamo alcuni elementi del nostro settore giovanile. È chiaro che più vai in alto e più è difficile fare questa cosa. È vero nel momento economico negativo, e è vero che abbiamo rinunciato per problemi economici alla categoria nazionale. È anche vero che però il progetto parallelo è
andato avanti, anzi si è rinvigorito, perché 8 ragazze nella C di Ellera e 7 ragazze nella C di San Mariano sono del settore giovanile. È chiaro, è la categoria regionale che per il momento è quello che ci sta meglio addosso. Non è escluso che loro crescono e quindi crescono anche le esigenze, e quindi magari pensare ad un ritorno alla categoria nazionale non è impossibile.